Davanti alle carte lo ammette anche il figlio dell'ex senatore, Flavio Bruno Erroi, ma nega al tempo stesso qualunque conflitto di interessi. 2003 viene indetta la gara, 2005 sì, faceva ancora parte della pagina sociale, ma non aveva, ripeto, nessuno. La compravendita, ora bisognerebbe vedere quando è avvenuto questa variante, perché la compravendita, cioè il momento in cui suo padre cede a lei le quote, è del 3 maggio 2007. 2007. Quindi nel 2007, metà 2007, fino a metà 2007. Fino a metà 2007 solo ciò, sì, ma ripeto, il conflitto di interessi non è... E anche è... successivamente, se non sbaglio, rimane direttore tecnico, no? Rimane direttore tecnico fino a... sì. Sì, ma direttore tecnico per l'esperienza, insomma, mio padre ha lavorato in azienda dal 65 fino al 96, in realtà mio padre dal 96 esce completamente. Posso dire proprio in faccia a muso duro un dubbio? Prego. Ferrovie del Sud-Est è totalmente partecipata al Ministero delle Infrastrutture, sì, giusto? Sì. All'epoca dei fatti che mi sta raccontando, nel Ministero delle Infrastrutture c'era papà suo? No. Nel 2006? Nel 2007 non credo, il Ministero dei Trasporti, attenzione, Ferrovie del Sud-Est è partecipato al 100% al Ministero dei Trasporti. Mio padre, il Ministero delle Infrastrutture, per quanto Trasporti si chiami, infrastrutture adesso, no? Sì, per quanto si chiami Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, non è un ministero, neanche fisicamente, tanto è vero che se arriva a Roma e vuole andare al Ministero delle Infrastrutture ci entra da porta via, se vuole andare al Ministero dei Trasporti ci entra da un altro ingresso. Anche fisicamente sono separati, le competenze sono separate, le persone sono separate, è tutto separato. Insomma, tra il Bruno Erroi, direttore nel Ministero alle Infrastrutture, ente socio delle Ferrovie del Sud-Est, e il Bruno Erroi, socio delle Erroi Costruzioni e Servizi, che vince un appalto con le Ferrovie del Sud-Est, non c'è conflitto di interessi. Perché? Perché il Ministero è unico solo formalmente, la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra. Ma forse è arrivato il momento di lasciare da parte questo capitolo e tornare alla nostra piccola Montaguto Salentina, a Novoli, per sentire l'altra campana, quella dell'azienda, sulle cause di quel cantiere infinito. E il motivo per l'azienda è semplice. Quel cantiere faceva acqua da tutte le parti, e non metaforicamente, ma fisicamente. Cioè, quando siete trovati sul cantiere, qual è stato il problema? Come scendevamo giù, sorgeva l'acqua. E poi, siccome lì è tutta argilla, quella è, in pratica basta superare il primo strato superficiale, si trova tutta argilla, l'argilla è impermeabile, certo. Quindi l'acqua non solo sorge ma non va da nessuna parte, ma l'acqua all'interno della falda dà consistenza. Nel momento in cui evacuiamo l'acqua, il terreno circostante può tranquillamente collassare perché non è sostenuto dalla falda stessa. Non c'è proprio, non c'è acqua, non c'è nulla. Faccio vedere, non c'è nulla. Pure i vecchi di Novoli. Non c'è nulla. Dai, dice, ciao, vecchi di Novoli. Ma uno non è che lo fa perché ascolta i vecchi di Novoli. No? Nella carta non c'è l'acqua. C'è, ma non è quella che... Fino adesso nello scavo l'acqua che abbiamo trovato solamente dei bagni a perdere di tutte le case che confinano la ferrovia. Siamo ad un punto cruciale della nostra storia. Per l'impresa incaricata dei lavori, l'acqua, proveniente dalla falda superficiale, aveva reso il cantiere una palude. Impossibile lavorarci. O meglio, impossibile a quel prezzo. Per lo studio che ha redatto il progetto, invece, l'acqua non ha mai rappresentato un problema. Pronti, i progettisti, anche ad esibire foto dei lavori e di scavi vicini, nei quali di acqua non c'è traccia. È un punto cruciale questo, perché il cantiere di Novoli si è impantanato proprio qui, nella guerra di studi geologici contrapposti, dei quali si desume tutto e il contrario di tutto. Il nostro studio di progettazione diede incarico a un geologo siciliano, mi sta sfuggendo il nome in questo momento, ma anche lui con esperienza di docenza universitaria, che fece uno studio totalmente diverso da questo. C'è quello che ha fatto Alfarano, Antonio Alfarano, il geologo di Lecce. Ha fatto il primo, ha fatto pure il secondo. A dire il vero, nella relazione geologica delle Ferrovie del Sud-Est messa a punto successivamente al blocco dei lavori, questo punto non è chiarito. Non è stato possibile misurare il livello statico della falda superficiale, si legge, in quanto questa, anche se presente nel foro, non vi ristagnava perché privata del livello impermeabile che la sosteneva. Cioè, i carotaggi bucano lo strato di argilla impermeabile che sostiene la falda e non si può dunque capire quanta acqua ci sia e quanto interferisca con i lavori. Baby.
ma forse non c'è bisogno di essere geologi e esperti laureati per verificare se l'acqua ci sia o no. Basta fare quattro chiacchiere con i vecchi di Novoli, che sanno, o almeno affermano, che tutta l'area intorno a quel cantiere è paludosa, che i seminterrati nelle case costruite intorno si allagavano di continuo, che addirittura proprio a pochi passi del cantiere, neanche 50 metri in linea d'aria, c'è perfino una chiesetta che sorge dalle acque. Nessun miracolo, ma un fenomeno ben più naturale. Ce lo spiega la proprietaria di questa cappella privata, il cui seminterrato, proprio sotto l'altare, finiva puntualmente per allagarsi. Le altre case, ci spiega, non hanno seminterrati o cantine, proprio perché il terreno sottostante non lo consente. Ma le altre case stanno a questa altezza, non si sono accorti. Qui ci siamo accorti perché hanno scavato per questa sacrestia e quindi ci siamo accorti l'acqua dove sta. E invece qui, nel seminterrato della chiesa, adattato a sagrestia, c'è un vero e proprio pozzo a meno di 2 metri dal manto stradale. L'acqua c'è e come, sorgiva e limpida. Quando la visitiamo in piena estate, il livello è piuttosto basso, ma nei mesi invernali sale tanto che la proprietaria è stata costretta ad installare una pompa che rileva il livello della falda e butta in strada l'acqua quando rischia di allagare la sagrestia. Quella stessa acqua che non possono che aver incontrato gli operai al momento degli scavi per i tunnel di Novoli. L'acqua non c'è, o comunque non è un problema, ci assicurano. Eppure sarà un caso, ma qui in mezzo al deserto crescono praticamente le canne di palude che senza acqua, è noto, non possono crescere. E a questo punto che l'opera si blocca. Quello che rimane del grande tunnel ferroviario da 5 anni a questa parte sono solo questi scheletri, l'anima dei pali in cemento armato che dovevano costituire l'armatura dei tunnel sotterranei. 600, tanti sono secondo la relazione finale, questi muti monumenti incompiuti dedicati allo spreco, infilati nel terreno di Novoli. E qui si apre un vero e proprio giallo. È un giallo pesante perché vale diversi milioni di euro. La Eroi Costruzioni, o meglio, lati di cui la Eroi faceva parte, ha ricevuto dalle Ferrovie del Sud-Est poco più di 1.200.000 euro, a fronte di un appalto che ne valeva 5.700.000. Poi le lentezze, l'acqua, gli inghippi, la burocrazia, i lavori bloccati, il contratto che viene sciolto. E ora chi paga? E quel 1.200.000 euro è rotti già pagato. Che fine fa? Le Ferrovie del Sud-Est, afferma il progettista in questo fuori onda, hanno già in essere un'azione risarcitoria contro l'Associazione Temporanea di Imprese per riavere indietro i soldi già sborsati, a fronte di lavori malfatti, questa almeno la tesi, e mai portati a termine. Noi abbiamo fatto la rescissione in danno. Quindi adesso c'è anche un... C'è un contenzioso in piedi. Per recuperare, diciamo, per il ritardo che si era accumulato. Ma voi materialmente all'Eroi per i casi di Novoli quanto avete corrisposto? Credo 1.200.000 euro, facendo quello contabile affidato. Ecco, sono i soldi che state praticamente richiedendo indietro con il giudizio? Sì, c'è cosa. Non credo che richiederanno anche quello, chiederanno anche gli altri. Ma è tutt'altra tesi quella dell'azienda. L'associazione temporanea di imprese di cui faceva parte la Eroi non ha colpa, per cui non solo deve tenersi i soldi già ricevuti, ma ne chiede altri, quelli del danno ricevuto, questa almeno la tesi, da un progetto fatto male che ha bloccato il cantiere. E il giallo riguarda l'azione risarcitoria delle Ferrovie del Sud-Est, che non esiste, secondo Eroi. Se la colpa fosse stata dell'azienda, perché non hanno ucciso il contratto in danno? Non c'è nessun contenzioso da parte della committente all'impresa, è il contrario. Però semplice e ingenuo, no? Ma che venga pagata per un'impresa per un lavoro che non ha fatto mi lascia perplesso. Nel momento in cui io e lei sottoscriviamo un contratto, per cui lei mi dice farai opere per 1.000, io mi attrezzo per fare opere per 1.000, attendendomi anche una percentuale di utile. Quando invece di 1.000 lei mi fa fare lavori per 1, perché lei non ha saputo farmi trovare le condizioni ideali per lavorare e mi manda via, io tutta la mia organizzazione, tutti i miei costi, tutte le mie attese, tutta la mia programmazione dovrò pure avere un risarcimento. Comunque vada, o da parte delle Sud-Est o da parte dell'azienda, un'azione risarcitoria in ogni caso ci sarà. E saranno naturalmente i giudici a decidere chi ha ragione e chi torto in questa vicenda, a meno che naturalmente non ci sia un accordo bonario tra impresa e Sud-Est, che sarebbe poi tutto a vantaggio dell'azienda. Ma certo è difficile capire come sia possibile che parta un'opera ritenuta strategica, poi si blocchi per 5 anni, esponendo a un'odissea i viaggiatori e spaccando con un canyon polveroso un'intera comunità, e che poi quel cantiere incompiuto venga pagato 2 volte. Una prima, eventualmente, a lati che non ha mai portato a termine i lavori, e una seconda, eventualmente, a quella che poi li porterà a termine. Un appalto che costa il doppio per un'opera realizzata neanche a metà. La trama della storia ormai è chiara.
Ora la domanda è: qual è l'epilogo? Che fine fanno i protagonisti del cantiere infinito di Novoli? La Eroi Costruzioni e Servizi, già ampiamente provata dall'appalto per le Ferrovie del Sud-Est, ma soprattutto dai contenziosi con un altro ente, l'Acquedotto Pugliese, collassa ed esattamente un anno fa, il 3 luglio 2009, avvia le procedure di fallimento. Bruno Eroi dal 2007 non è più direttore del servizio di vigilanza contro le infiltrazioni criminali sulle grandi opere del Ministero delle Infrastrutture, ma è rimasto a Roma con un contratto da dirigente per Invitalia, l'ente paragovernativo che ha preso il posto di Sviluppo Italia. Lo studio di Ingegneria Prato rimane il progettista di fiducia delle Ferrovie del Sud-Est, tanto da aver seguito direttamente i lavori dell'interramento dei binari ad Adelfia ed aver messo a punto il progetto, anzi i progetti, della bretella tra Lecce e Copertino. E il vero grande protagonista, ovvero il cantiere di Novoli? Di fronte a questo guazzabuglio di progetti, lavori, contestazioni e studi, le Ferrovie del Sud-Est provano a un certo punto a fare marcia indietro. Quando però trapela l'intenzione di rimettere i binari esattamente dove si trovavano e rinunciare al progetto di interramento, l'amministrazione comunale fa fuoco e fiamme. Sì, un assurdo tentativo di voler tornare indietro, ma questo naturalmente nell'ottica di evitare i disagi all'utenza delle Ferrovie Sud-Est. Tentativo che però noi ovviamente abbiamo bocciato e rifiutato sin dall'inizio. Così la procedura riparte lentamente con andatura da littorina per riappaltare i lavori. Quando iniziamo questo lavoro di inchiesta, l'assegnazione ufficiale dell'appalto è ancora di là da venire per una serie di problemi tecnici e di dubbi procedurali. La legge che dice comunque devono aspettare 45 giorni dall'invio alle prefetture per riprendere. L'impresa è la prima che ha fatto ricorso al Consiglio di Stato, per cui non sai che cosa ti dirà il Consiglio di Stato. Allora oggi la dovresti riprendere o iniziare le opere con la seconda e il Consiglio di Stato potrebbe dirti fra un mese, aprite la busta di quella. E poi sarà un caso, ma dopo che le telecamere si mettono in moto la procedura diventa un Eurostar con un'accelerata imprevedibile vista la stanca andatura degli ultimi 5 anni. È del 6 luglio il provvedimento di affidamento dei lavori del cantiere di Novoli. Per quanti soldi? Facciamo un po' di conti. Rispetto all'appalto iniziale, aggiudicato nel 2005, i prezzi vanno adeguati alla legge del mercato. Nel nuovo appalto si stima che per ultimare il cantiere di Novoli ci vogliano quasi 10 milioni di euro, 9.989.632 euro per la precisione. Una cifra che è un problema, perché da spendere immediatamente nelle casse della Sud-Est c'è solo il finanziamento iniziale. Lo ricordate? 6.755.847 euro e 11 centesimi. Da cui vanno detratte però le somme già pagate all'ATI di cui faceva parte l'Eroi, somme mai quantificate con precisione, ma che si aggirano intorno al 1.250.000 euro. Quindi in cassa delle Sud-Est ci sono circa 5 milioni e mezzo a fronte di un'opera che ne vale poco meno di 10. Un bel problema se una qualche azienda si aggiudicasse l'appalto a quel prezzo. Ma le Sud-Est evidentemente sono fortunate. L'appalto viene fatto al massimo ribasso e la Leandri S.p.A., azienda di Bari, vince con un ribasso fortissimo, pari a circa il 48%, cioè per ultimare il cantiere di Novoli offre 5.267.125 euro e 40 centesimi, ai quali vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza, cioè 223.021 euro e 59 centesimi. Il totale? 5.490.146 euro e 99 centesimi. Cioè, proprio quei circa 5 milioni e mezzo di euro che le Sud-Est avevano in cassa. Davvero una bella e fortunata coincidenza. E pazienza se qualcuno ha il dubbio che quei soldi possano bastare a far partire il cantiere di Novoli, ma non bastino poi per portarlo a termine. Se è il progetto identico a quello che abbiamo affrontato noi, non lo faranno neanche questi. Poco, ma sicuro. Intanto però l'opera può ripartire. E se a un certo punto dovesse bloccarsi per l'invasione dell'acqua, per il prezzo del ferro, per i contenziosi giudiziari, per le varianti in corso d'opera, niente paura. Massimo 5 anni e il cantiere ripartirà.